Siamo a Firenze in un incontro che ha fatto il punto sulla situazione, sulla gestione di una patologia emergente e complessa che sono le micobatteriosi non tubercolari. Abbiamo cercato di capire la visione dello pneumologo e l'importanza della multidisciplinarietà e quindi il contatto con altri colleghi, non solo della regione toscana ma anche di altre regioni, con il dottor Federico Dente. Dottore, oggi si parla di NTM, di queste infezioni rare che colpiscono anche l'albero respiratorio. Allora, innanzitutto diamo una definizione dell'NTM polmonare. La malattia polmonare legata ai micobatteri non tubercolari è una malattia che colpisce le vie aeree, soprattutto profonde, e anche naturalmente il tessuto polmonare, ed è legata a questi stipiti di germi che purtroppo sono ubiquitari nell'ambiente, presenti dappertutto, quelle che sono le acque, i terreni, dove formano dei biofilm particolarmente resistenti che quindi conservano questi germi. Ecco, in genere come avviene l'infezione, questo passaggio appunto all'uomo? Prima di tutto bisogna ricordare che non c'è di solito una trasmissione uomo-uomo. La trasmissione è legata proprio alla contaminazione ambientale che a quel punto passa dall'ambiente direttamente al soggetto e quindi raramente, solo in alcuni casi, è stata comprovata una trasmissione uomo-uomo in casi molto particolari. Dal punto di vista polmonare, quindi comunque di tutto l'albero respiratorio, dove vanno a colpire? Quali sono direttamente i settori interessati? Elettivamente vengono colpiti le vie aeree, in questo caso i bronchi, e dai bronchi il passaggio dell'infezione avviene verso il tessuto polmonare circostante, con quelle che sono manifestazioni radiologiche che colpiscono, che si manifestano soprattutto come addensamenti polmonari multipli, ma anche con la compartecipazione delle piccole vie, infiammazione delle piccole vie e anche, perché no, escavazioni e vere e proprie infezioni diffuse. Come evolve? Quindi il paziente in genere arriva alla vostra osservazione in quale fase? Il paziente arriva in genere in una fase raramente acuta, più che altro in una fase torbida, reduce da quelle che sono manifestazioni infettive ricorrenti, con un quadro sintomatologico che è del tutto aspecifico, come la tosse, le infezioni, il catarro, che condivide con quelle che sono altre infezioni polmonari e altre patologie. Ecco, c'è un identikit del soggetto maggiormente a rischio. Per quanto riguarda il soggetto maggiormente a rischio, bisogna dire che vanno considerati i fattori di rischio, che non sono solo quelli dell'esposizione all'agente infettivo, ma anche e soprattutto i fattori dell'ospite, cioè l'individuo che è particolarmente indebolito per qualche motivo è maggiormente sottoposto a poter essere infettato da questi germi, che ricordo sono quasi ormai 160 presenti in tutto l'ambiente e che quindi possono anche colpire soggetti che abbiano una difesa immunitaria per qualsiasi motivo ridotta. Ecco, ci diceva 160, ci sono alcuni che sono più pericolosi per l'albero polmonare. Naturalmente questi germi sono estremamente diversi tra di loro, ve ne sono alcuni che sono semplicemente residenti nelle vie aeree senza dare malattia, ma ve ne sono altri che sono nella maggior parte delle volte estremamente pericolosi, danno sempre regolarmente malattia e tra questi si avvicinano naturalmente agli effetti che può avere la tubercolosi, con tutte le dovute differenze.